Però ti devo dire che sono, diciamo, un fan di come si chiama, del calciatore del Barcellona, Messi. Però poi alla fine dare spazio a solo giocatori stranieri che giocano nelle squadre, insomma, mi sembra un po' una cosa un po' più assurda, ecco questo. No, più che altro, tornando a quello che diceva prima, in Italia innanzitutto il calcio, vabbè, è uno sport che associa le persone, molto uno sport educativo. Però diciamo il calcio, diamo prima di tutto spazio al calcio e al divertimento, cercando di limitare prima di tutto gli episodi razzisti, gli episodi discriminatori e brutti del calcio. Poi, per quanto riguarda il modello Barcellona, sì, ci si può puntare, ma non puntiamo subito troppo in alto, puntiamo a migliorare piano piano. Certo. Ci ha lasciato un attimino. Che facciamo? Parliamo. Aspetta. Della partita di ieri, dai. La partita di ieri. Lei è stato tu. Io l'ho visto. No. Purtroppo dico no perché mi sarebbe piaciuto vederla la partita. Diciamo, no, prima la Roma, che è stata una partita, è iniziata, è stata una sorpresa. Reggi 90 minuti quando non hai minuti nelle gambe durante la stagione, vuol dire che sei un gran professionista e che ti impegni. E penso che qui ci possiamo ricollegare anche alla box, cioè quanto conta essere professionisti nella box? Certo. Perché si sente spesso la testa matta che magari si rovina la carriera perché non si impegna abbastanza. E infatti era quello che ti stavo per dirti, che i campioni, i veri campioni si notano anche da questo. Nonostante siano di un'età avanzata, però sono sempre da esempio per i giovani. Un atleta serio è quello anche nella boxe. Io ho anche ragazzi, cioè ragazzi giovani, ma diciamo così, tra virgolette, pugili vecchi, intendo quando arrivano a una certa età di 35-40 anni, perché il pugilato non è come il calcio, magari il pugilato è uno sport che si va molto prima in discesa per la fine della carriera. Però questi atleti servono nelle palestre perché danno ad esempio ai giovani sulla serietà. Pugile più,
più grande. Quindi un esempio di uno sportivo che si impegni così, nonostante non sia più all'apice della sua carriera, può aiutarci anche a portarci dietro questi ragazzi che vogliamo togliere dalla strada. Soprattutto, soprattutto anche perché diciamo che l'atleta di una certa età, oltre a essere un atleta più esperto, ma fa così tra virgolette il genitore dell'atleta giovane, come nel calcio, nel pugilato, diventa poi colui che trascina il pugile giovane a questo sport. Sei tornato con noi? Sì, sono tornato, scusate, ma c'era stata una telefonata, era proprio Marco Palumbo, il nostro consigliere comunale, insomma, che ci stava, siccome ci stava ascoltando, mi diceva non potevi intervenire perché stava per strada, stava ascoltando con il telefonino e che mi diceva che comunque, siccome già conosce la situazione, gli piacerebbe fare anche una puntata, lui è vicepresidente della commissione sport del Comune di Roma, e quindi fare anche una puntata, parlare con te Franco di questo progetto e di allargarlo magari anche in altri pezzi della città. Allora io intanto direi che, visto che sono le 7:30, esatto, io direi intanto di andare a concludere. E appunto stavamo aspettando che potesse raggiungere anche Valerio, ma ci ha avuto un impegno, quindi poi nei prossimi giorni lo riascolteremo. Io ringrazio Franco Piatti, grazie della voi, disponibilità, e Federico Attili, che spero che, vista la sua capacità in radio, per la tempistica, insomma, ci possa dare una mano nella futura. Volentieri, volentieri. Molto bene. Quindi io vi lascio con la colonna sonora di Rocky Balboa, e poi mettiamo l'inno del Barça per ricordare da che parte stiamo: dalla parte della libertà, della giustizia sociale e del progresso, della democrazia, contro il madridismo e il franchismo, perché questi del Madrid sono dei zozzoni. E quindi ci risentiamo questa sera per commentare la conferenza stampa del presidente e per poi fare vari collegamenti anche con i nostri amici Luca Quarto, Marco Palumbo, direttamente dalla sede di via Cimone, quartiere Monte Sacro. E poi tifiamo Juve in modo che perdono energia in questa roba. Esatto, e c'è la remontata. La remontata. E ci si prova, esatto, con la remontata della squadra del mister Garcia o Garzia, a seconda. Dei a me piace più Garcia, esatto, italianizziamolo e spagnolizziamolo. Va bene, allora un saluto caro a tutti e ci sentiamo questa sera. Grazie a tutti voi, buonasera.
es un clan. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agermana. I s'ha demostrat que mai ningú no ens pot.